Anno zero può cominciare. Questi sono gli egiziani che scappano dalla Libia e restano bloccati alla frontiera tunisina. I più fortunati salgono sugli autobus che li portano a casa e chi non riesce a partire resta per giorni nel deserto. Di dove siete? Siamo del Bangladesh. E perché siete qui? Siamo scappati dalla Libia. Questa è la tuta da lavoro dell'impresa cinese per cui lavoravamo. Siamo tutti muratori. I libici sono entrati nella mia stanza, mi hanno rubato i soldi e i bagagli. Lavoriamo tutti per la stessa azienda cinese, una grande impresa di costruzioni. Ma questa impresa una notte è scomparsa, sono scappati dalla Libia. Sono tornati in Cina e ci hanno lasciati lì, senza dirci niente. 800 persone. Siamo in viaggio da giorni. Abbiamo attraversato la Libia e ci hanno derubato di tutto quello che avevamo. Vi hanno rubato i soldi? Tutti sono stati derubati. La polizia ci controllava le borse. Trovava i soldi e i telefoni e poi diceva... Questi rimangono qui. I soldi e i cellulari sono libici. Voi potete andare, ma questi no. Il governo del Bangladesh non ci sta aiutando. La TV in Bangladesh dice, in Libia va tutto bene. I nostri connazionali non hanno problemi. Quando chiamo mia madre gli dico, mamma, sono nella merda. Lei non mi crede e mi risponde, ma la televisione dice che state bene. Quanto venivate pagati in Libia? 400 dinari al mese, 200 euro. Io sono stato 2 anni in Libia, ma mi hanno pagato lo stipendio solo per 6 mesi. E adesso come faccio con i miei debiti in banca? Ho preso un prestito per venire dal Bangladesh, 2.500 dollari. Venite tutti dal Bangladesh? Sì, 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 sì. Volete andare in Italia? No, no, no. Bangladesh, Bangladesh. In Francia? No, no. In Germania? Vogliamo tornare in Bangladesh. Sì, vogliamo tornare in Bangladesh. Vogliamo tornare lì. Vogliamo tornare. Gli egiziani che rimangono bloccati al confine sfogano la loro rabbia così. Urlano. 1, 2, 3. L'ambasciata dov'è? 1, 2, 3. La stampa dov'è? 1, 2, 3. Il ministro degli esteri dov'è? Nel nome di Dio, fateci tornare a casa. Questo è il confine fra Libia e Tunisia. Centinaia di migliaia di persone cercano di varcarlo per entrare qui e fuggire dalla guerra. Sono egiziani, ghanesi, vietnamiti. L'esercito cerca di frenare l'esodo, ma non ce la fa. Ne passano migliaia ogni giorno. Dal Vietnam. Siamo scappati da Surman e adesso non sappiamo dove andremo. Sono rimasto all'aeroporto di Tripoli 6 giorni e qui una giornata intera in fila. Me ne sono andato dalla Libia perché non c'è più lavoro. Lì è finita. Sono scappato da Tripoli. Mio fratello è ancora dietro la frontiera. Sta morendo. Guardate in che condizioni siamo. Non abbiamo da mangiare. Non abbiamo acqua pulita. Dormiamo all'aperto per giorni. Non ci sono bagni. Quindi facciamo i nostri bisogni accanto a dove dormiamo. È tutto sporco. Non ce la facciamo più. Voi
italiani avete detto che i 6.000 immigrati a Lampedusa erano una catastrofe. E noi, in una settimana, abbiamo avuto 100.000 profughi. Adesso ve li portiamo tutti a Lampedusa, così vediamo se l'Unione Europea viene qui ad aiutare queste persone. Bisogna che tutto il mondo si occupi di questo problema. Non può essere solo una questione tunisina. L'America, il mondo, non possono interessarsi solo del petrolio libico. Questo non è un problema di immigrazione, è un problema umanitario. Questi non sono immigrati, sono rifugiati che fuggono dalla Libia e vogliono tornare nei loro paesi. Bisogna che tutto il mondo si organizzi per trovare una soluzione. Trovate le barche, degli aerei per trasportarli. Stiamo facendo degli sforzi enormi e l'Europa è lì che guarda. Vi mandiamo dei soldi. Noi non abbiamo bisogno di soldi. Dovete capire che abbiamo bisogno di un aiuto politico, che non dovete spegnere questa rivoluzione. Ora comincio a pensare che l'Europa ci vuole schiacciare, che vuole distruggere la rivoluzione tunisina. E questo è molto grave. È in gioco il futuro del mondo. Se voi non aiutate la rivoluzione tunisina, non riuscirete più a fermare l'immigrazione clandestina. Sarà un problema che non riuscirete più a risolvere. Dovete aiutare la Tunisia a superare questa crisi. Dovete aiutare questi rifugiati a tornare nei loro paesi. Altrimenti nessuno li fermerà. E avrete migliaia di clandestini alle porte, in Spagna, in Italia, in Francia. E vi assicuro che ci metterete centinaia di anni a risolvere questo problema. Questa è una piccola città di frontiera, ma vedete, tutti quanti stanno facendo da mangiare, portano cibo per 100.000 persone. Questo è incredibile. Ma sapete che cos'è questo posto? È un buco di frontiera. Nessuno lavora più. Sono tutti impegnati per aiutare e nutrire questi profughi, per dargli una speranza. Dovete capirlo questo. Noi non siamo qui solo per farvi abbronzare d'estate. Non abbiamo bisogno di voi se questa è la vostra politica. E vedrete che quest'estate non verrete ad abbronzarvi qui in Tunisia, perché ci saranno migliaia di profughi sulle spiagge.